Perestrina ha ricordato la grande alluvione del 4 novembre 1966, ma c'è un filo rosso che lega questa ricorrenza a un'altra in arrivo la prossima settimana, quella del 12 novembre, in cui si celebrerà il primo anniversario dell'Acqua Granda 2019. Due momenti che hanno segnato profondamente la città di Venezia e in cui l'isola di Perestrina è stata sempre il territorio più martoriato. Il 4 novembre corre l'anniversario dell'alluvione del 1966, dove l'acqua raggiunse 194 cm di altezza, inondando Venezia centro storico, il litorale e le isole. Addirittura in certi punti delle isole i murazzi furono spazzati via. Lido di Venezia, Perestrina, dove addirittura 4.000 persone furono costrette ad evacuare l'isola per motivi di sicurezza. Il ricordo da solo però non può bastare. È importante quindi ricordare questi tragici eventi e fare in modo, come ha fatto il commissario delegato, sindaco di Venezia, di investire, di trovare le risorse per le manutenzioni in centro storico e nelle isole. La lista degli interventi, alcuni già fatti, altri da completare, è molto ricca. I muretti di protezione dell'acqua alta nelle isole di Sant'Erasmo, delle Vignole, nell'isola di Perestrina, ma anche la pulizia dei canali, le rive del centro storico a Venezia. E tutto questo appunto per fare in modo che non accada mai più.